Rientrato, Eccoci, eccoti. pronti. Allora, siamo qua, come abbiamo accennato, parliamo oggi del libro di Paolo Cochi, Via Poma, oltre la Cassazione, cronaca di un delitto senza giustizia. Voi sono molti anni che siete impegnati entrambi proprio nella ricerca di verità e giustizia per Simonetta Cesaroni e per la sua famiglia. Igor. Sì, per quello che mi riguarda direi dal 1990. Comunque, al di là di questo, insomma, visto anche i tempi che abbiamo, per cui, e poi noi abbiamo già parlato varie volte del caso di Via Poma, siamo qui per presentare un nuovo libro, no? È sempre importante quando esce un nuovo libro, perché naturalmente aggiunge, no? Punti di vista. Che già parte in un modo particolare già dalla copertina. Sì, Possiamo. questa è un po' la linea dell'editore, che è Runa Editrice, che ha, diciamo, Collana True diciamo, Crime. questa collana che fa libri un po' più grandi degli altri. Allora, dicevo, ci troviamo di fronte a che cosa? Ci troviamo di fronte ovviamente ad un nuovo punto di vista, no? Perché poi un libro quello esprime. E qual è il nuovo punto di vista? Ecco, quello che ha fatto Paolo Cochi, naturalmente anche insieme ai due coautori, che dobbiamo ricordarli, sono Paolo Loria, che è stato l'avvocato di Agnero Busco Sì. in tutti e tre i gradi del processo, e Francesco Bruno, che è, diciamo, un caposcuola, no, della criminologia in Italia. È un criminologo, ma è un criminologo che ha insegnato, che ha formato anche i criminologi che oggi, diciamo, fanno i consulenti delle varie procure, no? Molti sono passati attraverso le aule dove lui ha insegnato. E soprattutto, questo è il dato importante, Bruno ha avuto un ruolo, nella prima fase delle indagini. Per cui è importante il suo punto di vista. Ma qual è, diciamo, cosa c'è di nuovo, no? Allora, il lavoro che ha fatto Paolo è stato un lavoro si è concentrato maggiormente su che cosa? Su il palazzo Sì. naturalmente, siccome poi nel palazzo, oltre, no? Ad alcuni personaggi, il portiere, il vecchio ingegner Valle, c'erano, diciamo, anche ovviamente c'era un ufficio, per cui quello che il libro fa è praticamente entrare, no? Dentro la palazzina B di Via Poma e soprattutto entrare dentro l'ufficio. Allora Ecco. facciamo una cosa, ci entriamo veramente fra pochi minuti lì nella regia per un po' di pubblicità, dopodiché ci entreremo veramente anche noi e non in modo virtuale, fra poco. 4 minuti dopo le ore 12, ancora prima parte di Breakfast in Italia, più quello che stiamo affrontando, un nuovo libro di Igor Patroni e Patruno e Paolo Cochi che parla del delitto di Via Poma. Eravamo rimasti ovviamente a parlare del palazzo, entrare nel palazzo. Ecco, direi che il libro è certamente di Paolo Cochi, ora che Esatto, qui in sì. veste di diciamo, lo presento. Ecco, il libro si pone tante domande, perché è quello che si deve fare, no? E mette insieme, questo è il lavoro che a mio avviso è importante che ha fatto Paolo, confronta, no? Le deposizioni rilasciate nell'immediato con quelle rilasciate durante il processo. E da lì, naturalmente, emergono, no, degli scenari ovviamente possibili, no? Sono, come dire, delinea, no, dei quadri possibili. Paolo Cochi, quindi Paolo, Eccomi. nasce proprio così l'esigenza del tuo libro, di affrontare cose non dette o mettere a confronto anche situazioni, Allora, scenari? entrambe le cose, perché innanzitutto è stato fatto da parte mia un lavoro di ordinamento documentale, quindi tutti gli atti di indagine processuali sono stati riletti, rianalizzati,
e appunto, come diceva Igor, sono state evidenziate delle cose anche nuove, cioè nuove per il pubblico, non certo per chi ci ha lavorato sopra a livello di magistratura o di avvocati, che però poste in un certo modo possono dare una visione molto più circoscritta a tutto la vicenda. Quindi io mi sono concentrato, senza trascurare anche le altre parti, sul palazzo, sull'ufficio e su quelle che sono state le testimonianze del momento, nella fase intermedia e poi nella fase finale. Quindi Paolo, se c'è un perché, un altro perché, è in quel palazzo lì, non sono fonti esterne? Ma io credo assolutamente sì, questo l'ho già detto nella precedente trasmissione, e credo anche che il quadro, mettendo insieme un certo tipo di documentazione, di indagine processuale, viene fuori chiaramente questo dato. E poi, se volete, vi spiego anche perché secondo noi non può essere una persona esterna. E questo è pure un altro dato. Poi magari racconta qualche contraddizione che emerge, descrivi qualche personaggio. Sì, no, io volevo innanzitutto dire che comunque, ecco, è stato un lavoro di riordinare tutti questi dati, implementarlo con dei dati anche nuovi, tipo il discorso dei negozi aperti o meno nell'ambito di... Ho una curiosità, appunto, ci sono delle testimonianze che vorresti riprendere o hai ripreso? Beh, ho ripreso, ho messo in evidenza, come già era in evidenza già prima per chi conosce bene il caso, ma per il grande pubblico magari no, che cosa? Le telefonate che arrivano al presidente dell'AIAG, avvocato Caracciolo, alla sera prima del ritrovamento del corpo di Simonetta, alle 8:30, alle 11:30, quindi... Telefonate che arrivano al fattore dell'avvocato Caracciolo, che era fuori Roma. Che ha una tenuta a Tarano. Però ecco perché sono significative, e qui mi riaggancio anche al discorso perché non è un esterno. Perché questa persona che si qualifica come una persona dell'AIAG, innanzitutto non può essere Vanacore, perché dall'orario in cui sono arrivate, Vanacore era alle 8:30 a cena con i familiari, alle 11:30 mi pare era già dall'ingegner Valle, e dimostrano che cosa? Che era qualcuno che comunque aveva a che fare con l'ufficio che cerca il presidente, perché un assassino esterno e difficilmente si mette a fare a fare una cosa del genere. E questo è uno dei motivi per i quali mi lasciano pensare che non può essere un maniaco occasionale di passaggio. È qualcuno ancora presente in quel palazzo? È vivo? C'è ancora? Esiste? No, secondo me no, è morto. Vedo Igor che riflette su quel dato lì, certamente poi ci torniamo sopra. Esatto, che alcuni personaggi importanti su cui però anche sono morti, sono deceduti. Certo, certe domande dovevano essere poste alle persone giuste al momento giusto, cioè a ridosso dei fatti o comunque poco dopo, perché alcune appunto sono morte, la maggior parte sono morte. E non è stato fatto questo. Incapacità degli inquirenti. È per questo, Paolo, io non credo. Che vi chiedo, se questo omicidio fosse stato compiuto 5 anni fa, avremmo già il nome? Quindi in tempi più moderni, con tecnologie e tecniche diversissime. Sì, perché comunque c'è un discorso di tecnologia sviluppata, quindi ci sono gli smartphone, ci sono le telecamere in strada, tante cose di questo genere. Però l'elemento interessante è questo che io voglio sottolineare, è che non sono state fatte le domande giuste alle persone che lavoravano in quel contesto lì, cioè questa ragazza, non gli è stato chiesto a quelli dell'ufficio quando doveva finire il lavoro.
cioè che cosa doveva fare, a chi doveva riconsegnare le chiavi, cioè le cose più basilari di un'indagine. Allora, mi chiedo, è appunto incapacità dell'inquirente, e io non credo, oppure qualcuno ha, diciamo, tentato, punto di domanda, di ammorbidire l'indagine in quegli anni? C'era un capitolo, Igor, dicevi prima che volevi focalizzare un attimo qui da noi. Beh, sì, diciamo che si ricollega perfettamente al discorso che ha appena fatto. Il capitolo del libro Via Poma, oltre la Cassazione, con Paolo Cochi, Paolo Loria e Francesco Bruno, no, ha un capitolo che si chiama Simonetta la sconosciuta. Ecco, qui ci sono... Perché Simonetta la sconosciuta? Diciamo che è un paradosso, no? È un titolo paradossale quello che ha scelto Paolo. Perché sembra, dalle testimonianze, dall'analisi testimoniale che è stata fatta nell'immediato, che dentro l'ufficio dove lavorava Simonetta, ricordiamo agli ascoltatori che Simonetta lavorava agli ostelli della gioventù, ed è lì che è stata ritrovata, ahimè, morta, uccisa. Sembra che lì dentro, no, gli impiegati, ma anche il presidente che lui ha appena citato, ma anche il direttore, no, che lui non ha citato, ma che l'ufficio aveva un direttore, pare che nessuno, no, sapesse nulla di Simonetta. Nessuno l'aveva vista, addirittura una sua collega, adesso non facciamo il nome, no, ma c'era una, diciamo, una collega, tra virgolette, dice, ma sì, forse l'ho vista passare di spalle. C'è una presenza, no? Quasi virtuale, allora, però è viva. Ma insomma, c'è qualcuno che lavora dentro un ufficio, lasciatemelo dire, no? C'è qualcuno che lavora dentro un ufficio, è una persona nuova. Voi lavorate dentro l'ufficio, e che fate? La guardate passare di spalle? Cioè, non andate lì magari a presentarvi, a salutarla, ecco, neanche gli stessi datori di lavoro, che, ricordiamo, Simonetta lavorava la mattina alla Reli, che era una società, e due pomeriggi a settimana andava appunto in via Poma all'AIAC. Neanche i datori di lavoro della Reli, che la mandano appunto lì a svolgere questo lavoro, sanno dire quasi nulla, non vengono messi a confronto, ad esempio. Quando doveva finire questa ragazza? Aveva già finito? A chi doveva riconsegnare le chiavi? Siamo al 7 agosto, quasi tutti in ferie. Mamma mia. Un magistrato non fa domande, o un inquirente non fa domande di questo tipo a coloro che l'hanno assunta e poi mandata a lavorare. Esatto, e poi c'è un dato che è importante, no? E lui l'ha accennato, ma secondo me va sottolineato. Ed è questo. Ma che sarebbe accaduto poi alla ripresa del lavoro? No? Noi siamo ad agosto, quindi l'ufficio va in ferie, no? Anche se poi sappiamo che l'AIEC in realtà non avrebbe mai chiuso. In realtà Simonetta sarebbe andata in ferie. Che cosa sarebbe accaduto dopo? Ecco, possibile che nessuno ha chiesto, no? I dirigenti dell'AIAG, ai datori di lavoro di Simonetta. Ma questa ragazza dopo sarebbe dovuta ritornare? È una domanda semplice, no? Appunto. Banale. A chi doveva consegnare le chiavi? Esatto. Via, perché nessuno gliel'ha chiesto? Quanto tempo doveva stare lì? Di quante settimane era il lavoro, si sa? Ma sì, il lavoro era appena iniziato, in verità era iniziato da un mese. Lei stava lì alcune ore, diciamo, attaccava alle 3:30 e finiva intorno alle 6:30, 7. Sospendiamo un attimo con una serie di forse, se, ma sì. Un fantasma che si aggirava davvero. E poi devo chiedervi una cosa. Un altro elemento importantissimo relativo all'ufficio. A quella porta, la porta proprio di quell'ufficio, una domanda mia, fra poco. E entriamo 47 minuti dopo le 12, ancora prima parte di Breakfast in Italia, ancora prima parte dove stiamo affrontando nuovamente il caso di Via Poma con Igor Patrono e in Paolo Cocchi, ovviamente, che ha scritto quest'altro meraviglioso libro che già da adesso vi consigliamo di andare veramente ad acquistare. Sì. Eravamo, per quanto riguarda il palazzo, no? Una domanda che ho tenuto un po' in sospeso, che però può dare tante risposte. Quella porta, innanzitutto, è stata aperta da qualcuno oppure l'ha aperta a Simonetta? Allora, sulla porta c'è un discorso molto importante che secondo me nel passato si è ragionato un po' poco.
che è quello del fatto che nessuno ha mai cambiato la serratura dopo l'omicidio. Ecco. L'AIAG va via a gennaio 91, quindi continua la sua funzione per 3-4 mesi, con un morto in ufficio, nessuno sente la necessità, e con degli impiegati, delle donne che lavoravano regolarmente lì, nessuno sente la necessità di cambiare la serratura. Questo è un dato, e nel libro c'è anche il racconto del papà di Simonetta, di quando andò lì appunto ad appurare, perché è un dato documentato. C'è il racconto del papà di Simonetta, che è comunque abbastanza indicativo, è una domanda abbastanza inquietante. Il discorso, se ha mi hai chiesto se ha aperto lei oppure ha aiutato qualcuno, questo non possiamo dirlo. Sicuramente lei aveva le chiavi, perché il papà le vede a casa, e quindi lei il 99% aveva le chiavi dell'AIAG, quindi è entrata, e vengono portate via, come vengono portate via anche un altro elemento interessante, ecco, che ho messo nel libro, è tutti i gioielli d'oro che Simonetta aveva indosso. Cioè, il 7 di agosto, in piena estate, ultimo giorno di lavoro, o comunque uno degli ultimi, Simonetta si veste molto carina, formale, con tanto oro addosso, e viene portato via. Perché? Una domanda legittima: aveva un appuntamento? Attenzione, io non mi riferisco al un fatto appuntamento che avesse... di lavoro, però. Ecco, aveva un appuntamento di lavoro. Questa è forse una la domanda. La cartellina che poi non è stata più ritrovata. Che c'era lì dentro? Non un carina provocante, un carina formale. Esatto. Ben si presentava bene. Hai toccato anche il discorso della cartellina che non si è trovata. Si sa se ci fossero documenti di lavoro, cose importanti? Non si sa nulla. Lei esce di casa con una cartellina, ma non si sa che cosa c'era dentro, e soprattutto non si sa che fine ha fatto. Sentiamo se ci risponde un collegamento importantissimo. Paolo Igor, annunciatelo voi, perché è veramente un onore averlo con professor noi. Professor Bruno, Francesco Bruno. Qui è in diretta con noi. Professore, grazie e benvenuto a Breakfast in Italia. Di Igor a Paolo, gliela quindi, rifaccio. Certo, sì. Allora, insomma, hai scritto un libro su uno dei casi più discussi, più dibattuti, più mediatici che ci sono stati in Italia. È evidente che, al di là della soddisfazione personale di averlo fatto, poi conoscendoti, io dico, ti aspetti anche che accada qualcosa. Tanto mi aspetto che più lettori possibili vengano a conoscenza di tutti i dati nei dettagli, e questo già è fondamentale, e che la storia rimanga viva e non muoia, non cada nell'oblio. E c'è a mio modo di vedere, c'è un solo spiraglio da poter verificare, che mi pare non sia stato fatto, è quello del DNA sul corpetto di Simonetta, con tutti i limiti del non rispetto della catena di conservazione che ha avuto. Spieghiamo magari a chi ci sta ascoltando che sul DNA c'erano anche dei profili maschili, sì. Che però non sono Busco, sicuramente non sono del suo ex fidanzato, e non si sa di chi sono. Ecco, questo è il dato. Non sono stati confrontati. Perché non sono stati confrontati. Altro errore clamoroso. Evidentemente, se dicono che ci sono degli atti, vuol dire che l'hanno completata l'analisi, e quindi ci sono degli altri profili maschili che non sono stati confrontati, almeno da quello che sappiamo. Ci fermiamo per qualche secondo, Brolina, la regia chiara, dopo torneremo ancora a parlare di questo caso. Già, prendila così, le 13 e 2 minuti, e anche questo non è un brano casuale, vero Maurizio? No, esattamente. No. Perché Lucio Battisti era uno dei tanti autori preferiti della vittima. Quindi... Così come Lucio Dalla, che abbiamo riascoltato con Siamo Dei. Esattamente. Quindi insomma, anche volutamente una colonna sonora che abbiamo voluto proprio per questo spazio, che purtroppo in noi va a concludersi qui con Paolo Cochi e con Igor Padruno. Un minuto ancora per non per mettere il punto, perché su questo caso il punto penso che non si potrà mettere mai. Ma purtroppo non è detto l'ultima, cioè nel senso, speriamo, se c'è speriamo un tutti, certo, magistrato che ha intenzione di riprendere in mano le carte, può farsi
si può riaprire, Paolo? Potrebbe, tecnicamente sì, un elemento c'è. Magari perché ci sono ovviamente alcuni elementi che Paola Simonetta non ha giustizia ancora, non l'ha mai avuta, cioè, quindi cioè. Ma comunque insomma veramente un caso drammatico ma appassionante, scusatemi il gioco di parole, perché è anche appassionante proprio nel seguirlo dal punto di vista proprio anche giornalistico e da scrittori. Sì, poi ci sono degli approfondimenti tecnico-scientifici appena accennati nel libro, per esempio si parla dell'ecchimosi presente non descritte dal medico legale di allora e sono evidenti nelle foto, vero Igor? Sì. E lì abbiamo delle ecchimosi alla mano, al polso, esatto, al collo. La buttiamo là così, no? Perché naturalmente bisognerebbe approfondire. Per ricostruire la dinamica esatto, micidiaria. Per ricostruire la dinamica, cioè che cosa è accaduto. Allora, le ecchimosi che cosa ci dicono? Ci dicono che qualcuno ha stretto la mano e il polso molto probabilmente di Simonetta. Il medico legale dice anche il collo. Forse anche il collo. E un pelo pubico presente proprio su un paio di anni. Noi ci daremo un appuntamento a gennaio. Sì, e ripartiamo proprio da queste mani. Un attimo solo, quello dire a Igor, al di là del significato che può avere, che non ha un gran significato, però dimostra che cosa? Che nessuno se non il professor Bolino, che se ne è accorto 20 anni dopo, sulla mano di Simonetta appunto c'era un pelo che abbiamo visto e scoperto dalle foto, nessuno si è accorto di questo. Ecco, questo è il dato drammatico, no? Perché il pelo forse si spiega, Simonetta è stata girata, sì, no? E quindi probabilmente il pelo pubblico è il suo, ma poteva anche non essere il suo, no? Perché non è stato analizzato? Abbiamo l'esigenza di rivederci, assolutamente risentirci. Sì, ricordiamo quindi Via Palma oltre la Cassazione, cronaca di un delitto senza giustizia di Paolo Cochi, ovviamente grazie di avercelo portato, grazie ovviamente di averne parlato e noi ci risentiremo assolutamente a gennaio, insomma, come comincerà il nuovo anno e anche con più tempo. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie Paolo Cochi, grazie.